Amici di basketcoach.net, bentrovati e bentornati ad un'altra puntata di Time Out Corner. Quest'oggi con noi, pronto a rispondere alle vostre domande, una coach che non poteva non avere il basket nel sangue, essendo di origine bolognese, le sue principali esperienze sulle panchine più scottanti d'Italia, Milano, Roma, Napoli, due Coppe Italia e una Supercoppa nel suo palmarès. Diamo il benvenuto con noi a coach Piero Bucchi. Coach, buonasera. Buonasera a tutti, ciao, buonasera. Grazie dell'invito. Grazie di essere con noi e di aver accettato il nostro invito. Abbiamo una serie di curiosità da porle, coach, e direi di cominciare subito. Vogliamo subito sapere da lei qualche segreto del suo metodo di allenamento. Ci vuole raccontare quali sono i principi fondamentali e a cosa non rinuncerebbe mai coach Bucchi nel costruire la propria difesa? Sì, guarda, intanto bisogna dire che la difesa è sicuramente tanta tecnica e tanta preparazione in palestra. Direi che un buon 60-70% fatta di spirito di sacrificio, di abnegazione, di voglia di essere disponibili verso i compagni e verso il risultato. Quindi, oltre a una componente tecnica, direi veramente importante, è altrettanto importante avere la disponibilità di ragazzi che abbiano qualità umana di un certo livello, di un certo spessore. Questo è veramente importante perché ovviamente quando vai a chiedere sacrificio, quando vai a chiedere appunto ai ragazzi di essere partecipi e di condividere un obiettivo, la qualità delle persone è molto molto importante. Non è un caso che se ci pensi anche nella carriera tua e dei nostri colleghi che sono in Italia o nel mondo, io penso di ricordare persone eccellenti che guarda caso sono anche difensori eccellenti, perché devi avere quella sensibilità, quella voglia, quell'ardore, quella disponibilità, sacrificio che contraddistinguono anche qualità umane di un certo livello. E quindi, come ti dicevo, tecnica è importante sicuramente, ma ci vuole appunto un buon gruppo. Detto questo, è chiaro che la difesa può cercare di prendere l'iniziativa, non vuole lasciare giocare gli avversari come vogliono, che è una componente fondamentale. La difesa deve cercare di essere una difesa che non subisce l'attacco, ma che cerca di prevenire, di andare ovviamente contro quelle che sono le volontà dell'attacco. E quindi di conseguenza la pressione sulla palla diventa fondamentale, perché se tu lasci giocare liberamente gli altri e fai fare loro quello che vogliono, con la palla in mano diventa molto complicato. Quindi sicuramente la pressione sulla palla è fondamentale. Il tenere uno contro uno altrettanto, perché è chiaro che se ti fai battere facilmente diventa impensabile poter costruire una buona difesa. Il fatto di avere la voglia di anticipare, di non far prendere la palla al mio avversario e soprattutto di fargliela prendere fuori da quello che è il raggio di tiro. Se ad esempio marco una guardia, la deve prendere lontana dalla zona dei tre punti. Se marco un pivot, deve prenderla non vicino al post basso. Quindi far ricevere sempre la palla lontana, colpo di tosse anche se è un momento di coronavirus, però... Però niente, dicevo, quindi l'anticipo è fondamentale per non far ricevere all'avversario la palla nella zona di tiro proprio. Quindi diciamo che bisogna spostare la recessione della palla dell'avversario abbondante, diciamo un metro e mezzo al di fuori di quest'area. Se il giocatore riceve la palla un metro e mezzo lontano dalla sua zona di tiro, probabilmente hai fatto un buon lavoro nel lavorare sull'anticipo. Perché l'obiettivo è, anticipando e mettendo pressione, spostare la palla e tutto l'attacco più in alto possibile dal canestro, più lontano possibile dal canestro. Quindi pressione sulla palla e anticipo ti permettono di alzare quella che è appunto la linea dell'attacco, quindi spostando delle zone più pericolose. Quindi ad esempio faccio un esempio, vado un po' a ruota libera, faccio un esempio: quando si fa un esercizio 4 contro 4 senza palleggio, che facciamo tutti dal mini basket fino alla Serie A, non è un caso che quando c'è una difesa più pressante, perché sa che l'attacco non può palleggiare, la recessione di tutti gli attaccanti va a essere molto più spesso più verso la metà campo, perché la difesa esaspera l'aggressività e quindi la recessione è più lontana. Ecco che quindi questo è un obiettivo, cercare di portarli lontano. L'attacco viceversa dovrà lavorare per migliorarsi nel ricevere nella zona che vuole. Quindi è ovviamente sempre un rincorrersi, però la difesa, l'obiettivo è questo, di portare lontano. Quindi pressione sulla palla, tenere uno contro uno, anticipare, togliere ovviamente oltre che le linee di passaggio anche le linee dei tagli, quindi anticipare tutti i tagli che vanno verso la palla, ok?
Altra cosa fondamentale è rompere il timing, come anticipando i tagli, come dicevo prima, e anche rompendo le linee dei blocchi, quindi con dei bodici. E quindi sempre un lavoro che cerca di rompere, di non far giocare gli avversari come vogliono, per portarli fuori da quelle che sono le loro binarie, per poter avere una recessione facile, o uno contro uno facile, o un'uscita da un blocco semplice. Quindi queste sono le cose che fondamentalmente devono contraddistinguere una difesa. Ovviamente, se parliamo di discorsi molto globali, che vanno poi tradotti in palestra, non solo con esercizi di tecnica, ma anche di esercizi che riguardano la mentalità. Quindi possiamo sintetizzare che la difesa è un'attitudine che va allenata, coach? È molto più facile quando hai una squadra che ha attitudine, questo sicuramente. Ho allenato tante squadre e ti devo dire che di sicuro ti accorgi quando hai per le mani una squadra che ha voglia, che ha sensibilità, che ha il piacere di sacrificio. Devo anche essere onesto, la squadra di quest'anno non era una squadra particolarmente votata a sacrificio, buoni giocatori, ma non con questo animo da guerrieri, o quantomeno non era così generalizzato. In alcuni c'era, ma in altri no, e di conseguenza diventa una difesa un po' meno aggressiva e pressante. E coach, una buona difesa impostata, allenata in palestra e che possa far leva sull'attitudine dei propri giocatori, come può trasformarsi poi in un attacco efficace? Beh, sai, una difesa ovviamente, se è aggressiva, se è fatta nella giusta maniera, se porta palle perse, se porta rimbalzi, ovviamente penso che sia questo il senso della tua domanda, ti permette di convertire in contropiede. E questo passaggio veloce della difesa all'attacco è un punto fondamentale per cercare di sfruttare questa attitudine dei giocatori. E quindi credo che il fatto di poter correre in contropiede una volta che si è fatta una buona difesa sia ovviamente la soluzione più bella, il premio più grande che tu possa avere quando hai fatto una buona difesa, prendere la palla e riuscire a trasformare un contropiede rapidamente. Questa è la cosa veramente. E può essere anche motivante per difendere nuovamente l'azione successiva. Si può trasformare assolutamente, anche in motivazione. È sicuramente è bello quando vedi una squadra che gioca con intensità, che effettivamente mette pressione, che diventa quasi contagiosa questa voglia di difendere. Quindi quando tu hai almeno due o tre giocatori sul campo che riescono a mettere una buona intensità, gli altri fanno fatica a non farla. È il contrario quando hai due o tre giocatori, quattro, che non mettono la giusta intensità, certo. Magari quello o quell'altro, due compagni solamente, fanno fatica a trasformarla. Quindi sicuramente l'attitudine è importante, penso che sia una cosa che hai anche un po' dentro. Poi è chiaro che qualcuno deve migliorarla, devi anche magari assecondarla o comunque migliorarla, però penso che una indole naturale sia sicuramente importante. Coach, se li svela oltre, se mi permetti, scusi, oltre se mi permetti anche al fatto di avere buone qualità atletiche, che è un'altra. È chiaro che i giocatori intelligenti hanno il senso della posizione, che è una delle cose più importanti, capire in che posizione stare, se sono lontano dalla palla mi posso staccare di più dal mio uomo, se sono vicino deve stare vicino per anticipare, ma avere il senso della posizione quando parliamo di lato forte e di lato debole è decisamente una delle componenti più importanti per la difesa, e i giocatori intelligenti sono quelli che hanno sempre una buona posizione. Io ho avuto anche giocatori che pur non dotati di grandi qualità atletiche però riuscivano ad essere ad esempio anche buoni stoppatori, perché ovviamente riescono a capire un secondo prima quello che succede, riescono a capire come si sta muovendo l'attacco, essere nella posizione giusta, e anche se magari non aveva un salto eccezionale, poi prendeva lo sfondamento o comunque riuscivano a fare una stoppata. Quindi, oltre ovviamente alle qualità atletiche che sono importanti, perché sono piedi veloci, riescono a tenere uno contro uno, avere anche la giusta intelligenza e esperienza per riuscire ad avere la posizione corretta è veramente una cosa decisiva. Le chiedevo, coach, ce li vuole svelare un paio di esercizi di quelli che utilizza lei in campo per allenare la difesa? Sì, guardi, tutti gli esercizi di posizionamento sono secondo me in questo momento importanti. È chiaro che tenere uno contro uno è la base, è chiaro che muovere i piedi sulla palla è importante, però credo che ad esempio con due giocatori che sono allineati sulla linea del tiro libero, l'allenatore in mezzo con la palla, abbiamo due giocatori sul prolungamento del tiro libero, uno nell'angolo, la palla viene passata al giocatore che è in ala, dove ce n'è uno solo, il giocatore che è di fronte a lui, quando la palla arriva dall'altra parte, fa un taglio per ricevere, per poi andare nell'angolo se non riceve la palla. L'altro viene a posizionare, è un vecchio esercizio, ti devo dire, questo esercizio qua l'ho visto fare per la prima volta da Ettore Messina, quando insieme lavoravamo a Bologna, alla Virtus, nel settore giovanile.
però rimane un esercizio di riprovata, diciamo così, efficacia. E quando questo giocatore, dicevo, che riceve la palla sul lato, vedrà il taglio del compagno che viene verso di lui. Tutto ovviamente con attacco e difesa contemporaneamente. Se non riceve la palla va nell'angolo, l'altro che è in angolo si sposta in ala, chi aveva la palla la passa prima all'allenatore di nuovo in mezzo, ok? Io l'allenatore la butta dall'altra parte dove c'è un solo giocatore, il giocatore che ha passato la palla farà un taglio sul tiro libero per ricevere la palla, si è anticipato andrà in angolo. Questa è una continuità, ok, di un esercizio semplicissimo che forse faranno tantissime, ma che ritengo molto utile per dare quel senso di posizionamento, di difesa sui tagli, di collaborazione anche su un'eventuale rotazione, se magari un backdoor sul lato dove ce n'è uno solo, e si può fare sia a livello didattico, quindi quasi camminando per capire appunto come, che posizione occupare, ma anche per capire appunto il posizionamento, ma anche in maniera agonistica. Altra cosa che si sta usando molto adesso, perché la pallacanestro è un po' cambiata nel tempo ovviamente, adesso l'obiettivo primario per l'attacco è di cercare immediatamente un vantaggio e su questo poi giocare, ampliare se possibile questo vantaggio per andare a un tiro aperto oppure sfruttare direttamente i vantaggi. Però diciamo che il primo vantaggio molte volte la difesa riesce a chiuderlo e quindi c'è probabilmente un collassamento dentro l'area per impedire una facile soluzione per poi un recupero sul perimetro, perché la cosa primaria ovviamente è, secondo me, avere una buona difesa che protegga prima di tutto l'area, anche sul tiro da tre punti, ovviamente, ma se la difesa concede facilmente tiri da sotto tra penetrazioni, contropiede, rimbalzi d'attacco, è molto complicato. Ecco che allora riuscire ad avere un esercizio che lavora su close out è fondamentale, nel senso, due guardie, due ali, abbiamo un assistente sotto canestro, l'allenatore che è in mezzo con la palla, ovviamente tutti e quattro giocatori con il rispettivo difensore, la palla viene passata dal centro sotto al canestro dove c'è l'assistente, i quattro difensori vanno dentro a toccare il pallone che è in mano l'assistente, la palla viene ributtata fuori da uno dei quattro giocatori sul perimetro e ovviamente ci sarà il close out sulla palla, posizionamento da parte degli altri. L'attacco impara a giocare, a leggere l'eventuale vantaggio che se c'è un tiro oppure se riesce a battere l'uomo sul close out, ma tutta la difesa riesce a muoversi con la palla, difendere uno contro uno sul giocatore che ovviamente ha la palla in mano, gli altri spostarsi dal lato forte al lato debole. Ecco che quindi ti permette di lavorare su quello che è un vantaggio e sul close out, che è uno dei momenti fondamentali della pallacanestro moderna. Non so se sono riuscito a spiegarmi, mi rendo conto che non è semplice. No. Spero magari di essere comunque arrivato. Davvero molto chiaro e due buone indicazioni o suggerimenti per poterle provare in palestra. Secondo me appunto il posizionamento e che ci deve essere ogni allenamento, in particolare nel settore giovanile, è fondamentale e anche sul close out perché ti permette anche di migliorare l'attacco ovviamente perché adesso è la lettura, quindi le decisioni veloci che deve fare l'attacco nelle situazioni di recupero è fondamentale. Quindi è molto allenante per l'attacco, ma anche per la difesa, ma anche per l'attacco. Chiaramente. Coach, se dovessimo parlare di programmazione dell'allenamento, le chiediamo un consiglio a questo punto. Ovviamente possiamo pensarlo sia a livello di professionismo, sia per le minors, piuttosto che per le giovanili. Secondo lei, cosa non deve mancare mai quando si stila il programma di allenamento? Beh, sicuramente una parte di fondamentale. Parte di fondamentale che sia magari in Serie A, rivolta una parte di... i 15 minuti di riscaldamento nelle giovanili ovviamente avrà una parte molto più ampia sia per sia di attacco che di difesa, sono fondamentali che ovviamente devono essere eseguiti a tutti i livelli, giovanili, minor, Serie A, e ti devo dire che io uso fondamentale sia d'attacco, a volte anche molto spesso con difesa, in modo tale che possono essere oltre che ripetitivi, perché la ripetizione è importante nel nostro sport, ma anche con la difesa che ti permette di leggere quello che sta accadendo, quindi tornando appunto al discorso di prima delle decisioni rapide per l'attacco ma anche in difesa, perché anche esercizi di difesa, come dicevo prima, quello del taglio dei tre giocatori col taglio verso il tiro libero è una cosa che ripropongo in allenamento come anche forma di riscaldamento per poi andare un allenamento vero, 5 contro 5 4 contro 4, quello che può essere. Però uso questi esercizi anche per creare un riscaldamento
per il giocatore. Quindi non solo in attacco, ma anche in difesa, quindi fondamentali per poi poter andare a fare qualcosa di più agonistico. Passiamo un po' adesso a chiedere qualcosa di più specifico del suo ruolo, quindi di un head coach di squadre professionistiche. Quando lei, coach, osserva gli avversari, osserva i video, quindi termina appunto la sua analisi di quello che può essere la sua squadra, ma anche degli avversari. Quali statistiche va a vedere con maggiore attenzione e quali ritiene essere più utili per comprendere se stessi e gli avversari stessi? Beh, è chiaro che le percentuali sono molto importanti, sia in attacco che in difesa, quindi facciamo un discorso globale, non individuale per il giocatore. Il discorso globale per la difesa, ti dico, la prima voce che mi interessa guardare è la percentuale che concedo agli avversari da due punti. Se la percentuale da due punti è molto alta, allora è pericoloso. Se sei sui 57-58%, a volte anche su 60%, è pericolosissimo, vuol dire che hai preso contropiedi, che hai subito rimbalzi d'attacco, che hai subito uno contro uno, che non hai tenuto uno contro uno, che non è stata una buona rotazione. E quindi questo è un segnale importante. Quando invece mantieni una difesa solida, che è sotto sotto al 50%, è veramente buona. E quindi penso che la prima statistica per la difesa è controllare la difesa della percentuale dei due punti. Se quella è buona, è chiaro che sei un pezzo avanti, in particolare in trasferta, questa è una cosa che dico ai giocatori, se andiamo in trasferta, riuscire a limitare quello che è l'attacco e limitare il tiro da due punti degli avversari è importante. Poi è chiaro che alcune partite le perdi a volte, anche se magari hai preso molto bene da due punti, perché gli altri sono in serata e prendi i tiri anche con le mani in faccia, e fanno canestro, bravi, complimenti, però devono fare sempre così. Se hai una buona difesa da due punti, concede loro percentuali basse e fanno tanto canestro da tre punti, bravi. Però molto spesso quando difendi bene da due punti, quindi togli il contropiedi, togli uno contro uno, lavori bene sulle rotazioni, lavori bene sui tagli dei pick and roll, allora vuol dire che sei molto molto avanti. Poi se gli altri fanno veramente canestro, bravi, però ripeto, quello è un punto fondamentale. Altrettanto per l'attacco è chiaro che le percentuali da due sono importanti, perché molte volte se non c'è una buona circolazione di palla evidentemente vengono sporcate le percentuali, e quindi quando invece noi siamo in attacco, le nostre percentuali devono essere buone da due o da tre punti parallelamente al numero degli assist, devono essere assist, e se la percentuale degli assist vuol dire che c'è un buon movimento di palla. Se gli assist e le percentuali da due o da tre sono scarse, vuol dire che non abbiamo avuto una buona circolazione di palla. Sono i due punti fondamentali, secondo me, da guardare. Non so se sono stato chiaro. Chiarissimo, coach. Questo chiaramente ex post al termine della partita, ma mentre le voglio chiedere, quando invece la partita la prepara, quindi osservando i video, facendo un po' di match analysis, coach Bucchi è solito preparare la partita andando un po' ad adattare le scelte in base agli avversari, o preferisce invece rimanere fermo lavorando meglio ancora sulle caratteristiche dei propri giocatori? Allora, mi piace molto per la difesa avere delle regole sulle quali si lavora durante la settimana. Poi solitamente verso il fine settimana, che può essere dal venerdì, magari andiamo a parlare più specificatamente di quello che fanno gli avversari, sempre cercando il più possibile, per quello che è possibile, di stare dentro le regole. Parto dal presupposto che un giocatore in campo, per essere aggressivo, per difendere, deve pensare meno per poter privilegiare quella che è l'aggressività. Se obbligo i giocatori a pensare troppo, perdono istinto, perdono aggressività, e quindi devono cercare di essere meno cerebrali possibili, ma più mettere più ardore, più intensità, e quindi questo probabilmente ti permette anche di pensare un po' meno e di essere più aggressivo. Il che non vuol dire che deve essere tutto così, quindi è la base grossa, deve essere questa, le regole sulla quale la squadra si deve muovere. C'è qualche cosa tattica a cui fare attenzione, ma non deve essere tanta roba, magari un paio di giochi particolari o un giocatore particolarmente bravo a giocare pick and roll, allora su questo possiamo fare una cosa diversa, ma devono essere delle piccole varianti su quello che è il lavoro globale, perché, ripeto, la cosa importante è creare una mentalità e creare una base solida. Poi ci sono delle diversificazioni importanti, anche perché gli avversari non devono avere davanti sempre la stessa lettura in attacco, ma devono anche dover avere delle difficoltà nell'adeguarsi ai nostri cambiamenti, però devono essere particolari, perché sennò diventa confusione. È molto peggio per loro avere troppe cose a cui pensare
perché questo alla fine porta a distrazione. Quindi poche cose, ma devono essere fatte in una certa maniera, oltre a una base importante di regole. Per l'attacco, diciamo che anche qua la cosa importante è durante la settimana invece variare le letture, variare che sia la lettura dei pick and roll avversari, magari possono fare show, possono fare un flat, e quindi essere già pronti, lavorando durante la settimana in maniera globale su quelle che possono essere le varie letture delle uscite o di difesa dei pick and roll, per poi essere più ficcanti venerdì e sabato su quelle che sono le scelte che solitamente fanno l'avversario in difesa. Non so se... Chiarissimo, e devo dire, insomma, riprende quello che ci siamo detti già in presenza in apertura di intervista. Chiaramente le proprie scelte vanno perseguite, poi qualche adattamento ovviamente tattico non può mancare. No, ci deve essere, certo. Chiaramente. Coach, un'ultima domanda, perché ci incuriosisce capire un po' come si può affrontare, e questo riguarda prettamente, insomma, l'aspetto professionistico. Da qualche anno si vive una situazione di mercato continuamente aperto che porta spesso, e quest'anno nell'ambito della Virtus Roma l'ha toccata direttamente, una rotazione di elementi che sono quelli che compongono la propria rosa. Ecco, come si riesce a gestire queste continue, come si riescono a gestire queste continue modifiche in corsa? Beh, diciamo che intanto parto dal presupposto che se fai delle scelte estive tutte azzeccate sarebbe bellissimo e sarebbe anche, diciamo così, perfetto. Molte volte si fanno delle scelte anche con dei rischi, perché non sempre puoi prendere i giocatori che si conoscono, che sono i più bravi, che sono caratterialmente i migliori. A volte prendi anche dei ragazzi che non conosci e magari non per colpa loro, non per colpa di chi li allena o della società, succede che un ragazzo non si trova bene, succede che un ragazzo magari da un'altra parte andava male, viene da noi andava bene, va bene o viceversa. E quindi ci sta che si possa fare dei cambiamenti. Devo dire che il giocatore americano è abbastanza abituato, nel senso che sono pronti a cambiare squadra e quindi all'arrivo o a partire, e devo dire senza neanche tante diciamo problematiche o diciamo difficoltà. La cosa che secondo me è importante invece è il fatto che il gruppo deve essere solido. Se tu hai un gruppo solido, il fatto che arrivi un giocatore nuovo o due giocatori nuovi non cambia più di tanto. Se hai un gruppo che magari ha qualche problema a stare insieme, che comunque non è solidissimo, allora può diventare un problema continuare a cambiare. Viceversa, il gruppo è tranquillo, è solido, ha dei punti di riferimento precisi, ha un leader che sia positivo, carismatico, questo diventa ogni tanto anche quasi una novità che ti può permettere di rinfrescare un po' l'ambiente, dare uno stimolo nuovo, quello che gli slavi chiamano sangue fresco. Ogni tanto avere del sangue fresco può anche essere una variante positiva e quindi può anche essere vista come un miglioramento. È chiaro che a volte succede perché un giocatore si fa male, cambi perché lo devi cambiare anche se tu non vorresti farlo assolutamente. E qua è chiaro che diventa importante trovare il giocatore giusto. In qualsiasi caso questo è obbligatorio, però in particolare se un giocatore si fa male è chiaro che evidentemente viene a mancare qualcosa che invece probabilmente in quel momento ti serviva. E trovare il sostituto giusto è veramente molto importante. Quindi, però, riassumendo, permettimi di finire, è veramente il gruppo veramente molto, molto importante. Coach, in campo questo può creare delle difficoltà nella riorganizzazione o ripartenza di quelli che sono i concetti base sui quali si lavora sin da inizio anno, o proprio perché sono giocatori professionisti questo avviene con più facilità? No, direi che questa è una cosa che... Ovviamente tu hai delle idee che poi devi comunque sempre adattare. L'allenatore deve adeguarsi ai cambiamenti. In questo momento dobbiamo essere noi bravi ad adattarci a quello che succede durante la stagione. Dobbiamo noi cercare di aiutare loro, e quindi il giocatore arriva, trova una situazione diversa, bisogna metterlo nelle condizioni di aiutarlo, e quindi dobbiamo noi essere capaci di andare nella direzione giusta per cercare di aiutare la squadra. Chiarissimo, coach. Devo dire che stasera ci ha svelato parecchio del Piero Bucchi allenatore, e questo ci fa molto molto piacere. La devo ringraziare a nome di tutti quanti gli utenti di Basket Coach. Grazie di essere stato con noi, di averci dedicato il tempo, e noi ci vediamo alla prossima puntata di Time Out Corner. Buona serata.